Buongiorno Daedo, allora oggi parliamo di una vicenda che secondo me è poco nota ma che vi prometto che vale la pena di conoscere, riguarda le criptovalute, il mixer Tornado Cash, il software open source e il primo emendamento. Partiamo dalle definizioni. Uno dei principali cardini delle criptovalute è il fatto che le informazioni sulle transazioni sono scritte per sempre nella blockchain e quindi è sempre possibile sapere chi ha inviato denaro a chi. Un mixer è un software basato su tecniche crittografiche, uno smart contract, che consente di offuscare le tracce delle transazioni e quindi rende di fatto una transazione anonima, cosa che naturalmente è molto utile se state estorcendo del denaro in un'attività lecita. Naturalmente è una provocazione, però, per capire dove stiamo andando a parare. È molto utile, ad esempio, se siete Lazarus Group, che è un gruppo di cybercriminali sponsorizzato dalla Corea del Nord e avete appena messo a segno il più grande colpo nella storia delle criptovalute, cioè il furto di un valore di circa 625 milioni di dollari. Questo attacco si è svolto a marzo di quest'anno e ai danni della piattaforma di giochi su blockchain basata su Ethereum, che si chiama Ronin, in particolare sul gioco Axie Infinity. Subito dopo il furto, il gruppo Lazarus ha messo i 173.600 Ether rubati appunto nel mixer Tornado Cash e a questo punto è praticamente impossibile recuperarli. Veniamo quindi al fulcro della nostra notizia. L'8 agosto l'OFAC, che è un ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti che si occupa di affari esteri, ha inserito Tornado Cash nella lista SDN, che in pratica è una blacklist di persone e organizzazioni sanzionate o sotto embargo, che include terroristi, regimi autoritari, collaboratori di questi regimi, criminali internazionali, per esempio trafficanti di droga. Volete qualche esempio di persone illustri inserite in questa lista? Vladimir Putin e Sergei Lavrov e altri esponenti del governo russo, o Alexander Lukashenko, il presidente della Bielorussia, Bashar al-Assad, il presidente della Siria, l'Ayatollah Khamenei, il leader supremo dell'Iran. Insomma, avete capito che qual è il tenore dei personaggi inclusi in questa lista. Bene, quando qualcuno si trova nella lista, tutti i cittadini e le compagnie statunitensi devono cessare di avervi qualunque affare. Bene, Tornado Cash è stato inserito nella blacklist proprio per l'accusa di essere uno strumento per il riciclaggio di denaro. In seguito, il 12 agosto, in Olanda, è stato arrestato Alexei Pertsev, che è uno sviluppatore e un contributor del software Tornado Cash, appunto. E si presume anche che altre persone coinvolte siano state arrestate negli Stati Uniti e in Estonia. L'accusa è naturalmente quello di essere coinvolto nel riciclaggio di denaro, ma Pertsev e molti dei suoi sostenitori che protestano pubblicamente ad Amsterdam difendono invece la libertà di scrivere software. E qui ci infiliamo il coinvolgimento della Electronic Frontier Foundation e del primo emendamento, che come sapete negli Stati Uniti garantisce la libertà di parola e di stampa. Da quando è stato inserito nella SDN, Tornado Cash e i suoi fork sono stati eliminati da GitHub per decisione della compagnia stessa. Ma come sappiamo, su GitHub non c'è il software, ma c'è il codice sorgente. Quindi quello che GitHub elimina è fondamentalmente l'istruzione scritta che descrive il software, cioè in ultima istanza la parola. Infatti, da molti decenni ormai le corti di giustizia degli Stati Uniti hanno stabilito che il codice è parola e quindi è assimilabile alla libertà di stampa e di parola, quindi protetto dal primo emendamento. L'EFF quindi ha preso le parti di Matthew Green, che è un professore di informatica e di crittografia alla Johns Hopkins Information Security Institute, che si è appellato proprio al primo emendamento perché i repo GitHub di Tornado Cash e un fork che lui stesso aveva creato erano materiali importanti proprio per i suoi insegnamenti, per le sue lezioni. E facendo riferimento in particolare a un caso di molti decenni fa, il caso Bernstein, EFF riporta un passaggio di un giudice della Corte Suprema che afferma che non ci sono particolari differenze tra i linguaggi di programmazione, specialmente quelli di alto livello, e le lingue comuni come tedesco e francese, o
la musica oppure le equazioni matematiche, che questo è comunque un linguaggio e come tale è usato per comunicare informazioni a chi riesce a leggerlo. Il codice sorgente è parola. E questo è il punto su cui mi andava proprio di soffermarmi di più e spero che faccia riflettere, oltre a tutta la vicenda di Tornado Cash e di Alexei Perzev, che comunque è ancora in carcere e di cui non sappiamo come saranno provate le accuse. Il linguaggio di programmazione è parola. Se ci basiamo su questo, non possiamo tollerare una società in cui un codice sorgente venga cancellato perché contiene istruzioni che possono dare vita a un software che poi può essere usato anche per scopi illegali. E credo che su questo potremmo soffermarci e discutere un po' di più. E niente, era tutto per questa puntata di divulgazione. Spero che sia stata gradita. Se l'avete ascoltata fin qua, grazie mille. Dai, che arriviamo al weekend e ci vediamo la settimana prossima.